Purtroppo è da registrare una situazione univoca in tutte le regioni rispetto alle casse in deroga, con un blocco totale di tutto quello che è l'iter. Solo un paio di regioni hanno adottato una tecnica diversa che però mette a rischio le domande stesse e quindi si è chiesto unanimemente un incontro urgente con il ministro, sottoponendo un documento che chiarisca tutte le difficoltà e tutte le situazioni che sono da superare. Purtroppo non è un problema di ritardi. L'8 aprile, quando si è attivata la piattaforma, si è lavorato nei primi 3-4 giorni ad agevolare la presentazione delle domande con risposte telefoniche e a mail per riuscire a far fare domande a tutti quanti nella piena regolarità. Dopodiché c'è stata l'azione su quelle che sono le problematiche di collegamento e di invio con l'INPS, con un percorso che è molto difficile in quanto i file utilizzati, XML, hanno un indice altissimo di verifica e quindi basta un non nulla che non viene regolato e la domanda torna indietro. Il problema è addirittura che non torna indietro una singola domanda, ma torna indietro il pacchetto di domande e poi dopo lì bisogna andare a intercettare qual era la domanda sbagliata. Oggi abbiamo circa 10.300 domande per una platea complessiva di lavoratori attorno ai 27.000. Logicamente le domande vengono lavorate per azienda, per domanda, quindi ogni domanda può avere da un minimo di un dipendente a un massimo di 15 dipendenti. In questo momento staremmo attivando i pagamenti del mese di marzo, come quasi nella normalità del lavoro, nel senso che una persona che era al lavoro regolarmente a marzo, la sua busta paga l'avrebbe presa fra il 20 e il 30 del mese successivo.